26.000 km di autostrada, no, non parliamo di una nuova opera di viabilità, ma di una nuova infrastruttura che sarà percorsa dalla fibra. Arriva infatti a Sassari la banda ultralarga grazie ad un accordo siglato dal comune di Sassari e da Open Fiber, società partecipata al 50% da Enel e Cassa Depositi e Prestiti. Fino ad 1 giga al secondo sia in download che upload, si tratta della più avanzata tecnologia. Questa mattina in conferenza stampa è stato presentato il progetto dal sindaco Nicola Sanna, l'assessore alla viabilità Antonio Piu, l'assessore per i servizi informativi Amalia Kerchi e Roberto Togna Cini, responsabile network di Open Fiber. Costruiremo una rete completamente nuova che sarà estremamente più smart, avrà una capacità di in download e upload di oltre 1 giga e quindi consentirà alla città di Sassari di fare un notevole passo avanti per tutto quello che è la interconnessione a banda ultralarga. Un investimento di 15 milioni per portare la banda ultralarga a casa di ogni cittadino e di ogni azienda. Siamo soddisfatti, ha dichiarato il primo cittadino, perché c'è un programma nazionale di investimenti in cui entra anche Sassari insieme ad altre città medie e metropolitane. Una rete che verrà portata ad ogni numero civico, che interesserà 44.000 unità immobiliari. I cantieri, poco invasivi, si parla infatti di interventi sul manto stradale di un'ampiezza di 8 cm per 40 di profondità. I lavori verranno programmati in sinergia con l'assessorato alla viabilità, in modo da non intralciare o sovrapporre i lavori di ripristino del manto stradale. Anche grazie all'investimento sulla fibra, sottolinea Piu, con il coordinamento dei lavori riusciremo ad avviare maggiori interventi di ripristino al manto stradale, oltre a quelli previsti dai mutui, proprio grazie ad un lavoro di sinergia, coniugando e non sovrapponendo i lavori stradali di bitumatura. La nuova infrastruttura tecnologica consentirà un sistema di videosorveglianza più performante, un impianto semaforico connesso, per esempio, con le esigenze di traffico nelle diverse fasce di flusso. Inoltre metterà in connessione diversi enti pubblici e la rete ospedaliera. Anche l'ex senatore e sindaco di Sassari Nanni Campus sostiene la proposta di referendum dei riformatori sardi, con cui si punta a far inserire nella Costituzione il principio di insularità. Questa mattina la firma ha preso i banchetti presenti in via Roma. Finalmente i sardi hanno un'occasione irripetibile per superare storiche divisioni e ritrovare unità sotto la bandiera della loro identità, spiega il professor Campus. Io ritengo che sia davvero, non ci sia nemmeno da doverne discutere, lo constatiamo ogni giorno, che l'insularità per noi è un problema. E questo non può essere un qualcosa che noi dobbiamo chiedere ogni volta, deve esserci un riconoscimento giusto, normale, legalizzato e regolarizzato, o meglio regolamentato, che riconosca quelli che sono i limiti che l'insularità ci pone da un punto di vista della sostenibilità economica del nostro sistema, perché il resto dell'Italia e dell'Europa possa appunto metterci e riconoscerci le stesse condizioni di tutti gli altri territori. Quindi al di là di tutto credo che sia una battaglia assolutamente giustificata, ma ripeto, con giustificazioni che sono di natura quotidiana, cioè noi lo tocchiamo con mano ogni giorno. Una battaglia che riguarda tutti i sardi. Assolutamente, non può essere una battaglia di partito. È chiaro che si inserisce in questo una tantissime posizioni politiche diverse, ma è altrettanto vero che se noi sardi non impariamo davvero a sostenere insieme le nostre ragioni, arriveremo sempre secondi. È possibile firmare anche presso l'ufficio elettorale del comune in piazza Santa Caterina. A Sassari le chiamano casette in Canada da una vecchia canzone degli anni 50, quando le piccole case a schiera furono costruite dall'ente Case Popolari per ospitare giovani coppie o anziani, vista l'ampiezza limitata. Negli scorsi anni una parte del grande complesso di Monte Rosello era stata ristrutturata con 36 alloggi recuperati ed ora i lavori proseguono sotto il controllo dell'amministrazione comunale, che ieri con l'assessore Ottavio Sanna ha effettuato un sopralluogo tecnico. Abbiamo ripreso appunto da fine luglio i lavori in questo complesso di casette in Canada. A oggi stiamo realizzando la quarta stecca, composta da 12 appartamenti, nel totale abbiamo 72 appartamenti che in una parte le abbiamo ristrutturate e adesso manca la quarta e la quinta stecca. Le case sono state completamente risanate grazie a incamiciature impermeabili esterne e interne che consentono un isolamento di protezione dall'umidità e di efficienza energetica. Anche gli infissi sono isolanti e le stanze riscaldate con termosifoni alimentati da gas di città. I finanziamenti per continuare le ristrutturazioni delle casette in Canada basteranno per completare 2 nuove stecche. Abbiamo chiesto alla Regione Sardegna un ulteriore finanziamento di 600.000 euro per ultimare appunto la quinta e la sesta stecca, così restituiremo ai nostri sassaresi nel complessivo 72 appartamenti ristrutturati, palazzine che erano degli anni 50 e che adesso
hanno diciamo così, una riqualificazione dal punto di vista anche energetico. I risultati sono già visibili nelle case già ristrutturate, così sarà anche la quarta stecca al momento della consegna agli inquilini in graduatoria prevista per il periodo di Natale. Pubblicato sul sito del Comune di Sassari il bando per diventare tutori di minori non accompagnati. Con la legge 47 del 2017 è stata istituita la figura del tutore volontario. L'amministrazione comunale ha aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con lo scopo di sviluppare un cambiamento culturale che mira a promuovere un modello di genitorialità diffusa, in modo da rafforzare la relazione umana che si crea tra adulti e minori stranieri non accompagnati. In Sardegna i minori stranieri, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono 826. Qualunque cittadino selezionato e adeguatamente formato può diventare tutore, sempre tenendo conto che non si tratta di un affido o di un'adozione. I minori stranieri non accompagnati sono bambini, ragazze che scappano da fame, guerra e violenze in cerca di un futuro migliore, che si trovano in Italia da soli senza l'assistenza dei genitori o di altri adulti responsabili per loro. La loro giovane età e gli ostacoli che potranno incontrare li metteranno in una condizione di grande bisogno e vulnerabilità. Tra le necessità essenziali di questi ragazzi c'è la tutela legale, cioè la presenza di una persona che abbia la responsabilità di curare i loro interessi e il loro benessere. L'arresto di un 35enne alla stazione ferroviaria di Olbia, perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ha consentito ai baschi verdi della Guardia di Finanza di scoprire un sistema di comunicazione con un'applicazione sul cellulare di trafficanti di droga. Infatti, con una chat su WhatsApp denominata Uomini DM, si segnalavano con messaggi di testo e vocali movimenti e posti di controllo delle forze dell'ordine. In particolare di carabinieri, polizia e guardia di finanza, che venivano convenzionalmente denominati dai componenti della chat rossoneri, laziali e berretti verdi. La chat antiforze dell'ordine è stata scoperta sul cellulare di MG, il 35enne fermato con alcuni grammi di cocaina e hashish ad Olbia. In seguito alla perquisizione del suo appartamento, gli uomini della guardia di finanza hanno anche trovato altri 110 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Il pregiudicato, già sottoposto al provvedimento di firma, è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tempio Pausania. Sabato 21 ottobre al Palazzo Radimini si svolgerà il torneo regionale di lotta olimpica Memorial Mario Piroddo e il Sardegna Open di MMA e Grappling, un evento che porterà a Sassari circa 70 atleti a tutta la regione. Ai nostri microfoni il presidente della Polisportiva Athlon, Vincenzo Piroddo, organizzatore dell'evento. Partecipano a questo evento tutte le società della Sardegna, saranno circa 10 e sicuramente con i loro atleti di alto valore. Nella stessa manifestazione si organizza anche l'Open Sardegna di Grappling e di MMA, in contemporanea quindi con la manifestazione di lotta. Invito tutti a partecipare a questo evento. La gara inizia alle ore 17 per concludersi alle ore 19. Sabato scorso si è disputata la terza giornata del Memorial 2017 dedicata ai 100 anni di storia della Silvio Pellico Sassari. Le gare erano intitolate alle compianto Pellicane Doc, Rita Zibetti, Gege Manca, Graziella De Murtas, Adriana Villa e Marinetta Vaira. Si sono incontrate le giovanissime della prima divisione femminile Pellico con le coetanee della Quadrifoglio Porto Torres, vincendo sul filo di lana 3-2, con i seguenti parziali: 22-25, 26-24, 22-25, 25-23 e 15-12. Successivamente si sono incontrati i giovanissimi della prima divisione maschile Pellico con la Team Auto di Telti Olbia, vincendo un set e combattendo con tecnica e tenacia. Non sono però riusciti a conquistare la vittoria finendo il match 1-3 per gli olbiesi, con i seguenti parziali 7-12-25, 25-22, 12-25, 9-25.